vedo i primi di voi iniziare ad arrivare. Mi sentite? Datemi per cortesia, se potete, i soliti feedback audio video. Mi vedete? Insomma, mi sentite? Queste cose che insomma si dicono all'inizio di una qualsiasi diretta Instagram, quando i mezzi sono sempre burrascosi e imprevedibili. Benvenuti, grazie insomma della vostra presenza. Siamo molto contenti, parlo non così al plurale, non perché io abbia un qualche disordine cerebrale, perlomeno non accertato, ma perché parlo a nome di tutta la squadra di Studium Virtuale, che è il programma, diciamo così, che voi vi state apprestando a vedere in questo momento, che ogni giorno di tutta la settimana, sostanzialmente dall'inizio della quarantena, cerca di scoprire un po' aspetti interessanti, così divulgativi, di una serie di discipline e di come questo quadro drammatico dipinto dalle tinte fosche di una pandemia nazionale sta facendo diventare il mondo attorno e i possibili sviluppi che possiamo prevedere, insomma. E lo dico insomma in maniera un po' anche forse autoreferenziale, è parecchio interessante, perché avremo con noi il professor Valenti, che ci racconterà un po' come si sta evolvendo questa situazione nel mondo dei beni culturali. Mi sto proprio prestando in questo momento a vedere se il professore è già in linea con il profilo di Euredio. Euredio, per chi insomma non lo sapesse, e spero siate in pochi, è la web radio degli studenti senesi, quindi di Unisi e Unistrasi. Il professore non è ancora in linea, credo, o se lo è lo invito a mandarmi insomma un feedback, posso chiedere, ma per quanto riguarda i crediti, la borsa di studio Anto 0898, sei nel posto sbagliato, non sono un segretario, come si può vedere, mi spiace. Volevo dirvi che oggi è venerdì 17, è un venerdì 17 in pandemia, quindi insomma le premesse non sono buone, ma per noi è un venerdì 17 importante, perché Virtual Studio compie un mese. Ho inaugurato io le trasmissioni un mese fa, oggi sono ancora qui e se non vi ho ancora sotto casa a dirmi di stare zitto è solo perché siamo tutti in quarantena, presumo. No, spero di avervi così fatto compagnia insieme ai miei compagni di viaggio, che sono gli amici di Usiena Campus, gli amici di Ciclomaggio, nel corso di questi pomeriggi di così distanziamento sociale, come si chiama. Tra poco dovrebbe insomma arrivare il professor Valenti, che fa accesso dal profilo appunto di Euredio, quindi se voi vedete Euredio in linea, per cortesia avvertitemi. Oh, non c'è ancora. Nel frattempo, mentre lo aspettiamo, vi ricordo anche la nostra novità delle ultime settimane, perché Virtual Studium è anche international. Ci sono degli episodi, insomma, sempre di 30 minuti, come siete oramai abituati o come vi abituerete se iniziate a guardarci da oggi, in lingua inglese, che si svolgono sostanzialmente tutti i giovedì sui soliti canali, quindi Unisi e Usiena Campus, a partire dalle 18. Ieri abbiamo avuto la professoressa Mocenni, è stato un intervento molto interessante, perché insomma ci ha parlato delle teorie dei giochi applicate e applicabili al caso Covid. Ne è uscito qualcosa di molto interessante, non avete più tempo per guardarlo perché è scaduto. Se non c'eravate ve lo siete persi, però come si dice, insomma, saranno appuntamenti, quindi vi invitiamo a partecipare, vi invitiamo ad invitare anche i vostri amici Erasmus. Se siete qui e siete arrivati adesso, siamo in attesa del professor Valenti, che sta facendo accesso per collegarsi con noi e raccontarci un po' della situazione lavorativa della situazione. Oh, mi dice che c'è, perfetto. Professore, entri pure, guardi pure la diretta dal canale di Usiena. Buonanotte, dal canale Unisi. Usiena Campus era la nostra vecchia casa. Dunque, il professore sta quindi arrivando, mi conferma la sua presenza, non resterò io a parlarvi per molto altro tempo, quindi molti di voi potranno tirare un sospiro di sollievo, presumo.
Radio. Io però, professore, non la vedo ancora. Quindi non so, mi faccia segnali di fumo, urli forte, così la sento, non so, non la vedo ancora. Dunque, ci siamo quasi, il professore sto che insomma sarà sicuramente arrivando in questi momenti. E grazie per il vostro affetto con cui ci seguite sempre. Vedo insomma dei cuoricini arrivare. Se nel frattempo volete condividere già qualche domanda preventiva, vi ricordo di farlo. Il tema di oggi è il lavoro nei beni culturali, diciamo durante e post Covid. Come sapete, non essendo considerati servizi essenziali, tutti questi contratti di lavoro sono stati chiusi, per cui stiamo parlando di una serie di individui, di famiglie che si trovano senza sostanzialmente un reddito, quindi la situazione è quanto mai drammatica, e il professore oggi mi diceva che ci sono stati degli sviluppi, per cui sapremo oggi come si sta evolvendo la situazione e quali sono le novità. Non vedo ancora arrivare il professore, proviamo a cercarlo, niente, nulla, il professore sarà certamente in arrivo, per cui come vi dicevo, se avete delle domande relative al nostro tema, vi ricordo che le potete insomma fare nel box. Potete farlo già da adesso perché io le leggo, vi vedo e poi insomma le porrò anche magari in differita al professore quando arriverà, o soprattutto se dirà qualcosa che vi farà particolarmente piacere o non vi farà particolarmente piacere o vi susciterà dei dubbi, degli interrogativi, insomma è il momento è questo per chiedergliele e insomma vedere un po' quali saranno le sue risposte. Per cui adesso scriviamo al professore di entrare dentro la diretta di Unisi, sarà certamente arrivando e vedrà che lo stiamo aspettando, tra l'altro in tanti, non la vedo ancora. Però sono certo che... Dov'è Marco? Ce lo stiamo chiedendo tutti da 8 minuti, ma sta arrivando e ne sono certo. È in arrivo, non ci preoccupiamo. L'archeodromo è un progetto fantastico. Ecco, signora Caroni, lei mi ha appena spoilerato uno dei grandi... No, con rispetto. Sì, lei professore, sì, lei deve entrare dentro la diretta, non dal canale, ovviamente deve... Però se non c'è, non è partita. Mi confermate, vero, che sto trasmettendo dal canale Siena Unisi, vero? L'archeodromo, stavamo dicendo, è appunto uno dei progetti di cui ci parlerà il professore, perché insomma anche loro stanno vivendo dei momenti difficili, scopriremo, ok, perfetto, sono dal canale giusto, va bene. Stiamo quindi aspettando che il professore si colleghi dal profilo di Uradio, come vi ho già detto, però ve lo ripeto perché mi fa piacere ricordarvi, perché lo considero un bel progetto, altrimenti non ne farei parte. È la web radio degli studenti di Siena, quindi di Unisi e Unistrasi. Eccolo qua, visualizza. Sta arrivando. Quindi se vi siete collegati adesso è il momento giusto. Stiamo attendendo il professore. Eccolo. Buonasera. Buonasera. Mi sente? Benissimo. Perfetto. Dal pubblico, io Radio è entrata, grazie Tabata. Dal pubblico diteci se ci sentite bene, se ci vedete bene. Se avete domande, mi raccomando, scriveteli sotto. Allora, tema di oggi è insomma una tematica, una problematica più che altro, della quale a mio avviso si sta parlando un po' troppo poco, cioè come sta reagendo e come si prospetterà un futuro per i lavoratori nel settore dei beni culturali.
post e durante Covid. Chi meglio di lei, anche perché se non erro, e come ci anticipava Patrizia Carioni poco tempo fa, lei è anche direttore scientifico dell'archeodromo di Poggio Bonsi, giusto? Sì, del parco, della fortezza di Poggio Imperiale e dell'archeodromo che è dentro. Quindi chi meglio di lei può spiegarci, insomma, da un punto di vista lavorativo, cosa succede e cosa succederà. Che quadro si sta prospettando per noi? Allora, ora non è per fare il disfattista, in questo momento il quadro è tragico, è chiaramente tragico, perché si è fermato tutto e non si sa quando e come riprenderà. Mm-hmm. E di certo ci sarà, come stiamo cambiando anche dall'interno dell'università, con i corsi online e tutto il resto, di certo anche il contesto beni culturali avrà un tipo di fruizione, purtroppo, almeno inizialmente, diversa per tanti motivi. Comunque, arrivo per gradi. Il problema è che adesso è bloccato tutto. Per esempio, chi fa l'archeologo, come persone che si laureano con me o con alcuni dei miei colleghi, in questo momento hanno quasi tutti i cantieri di scavo chiusi, cioè le assistenze su cantieri di scavo che normalmente un libero professionista fa, perché è obbligo per legge seguire qualsiasi rimozione di terra, qualsiasi cantiere edile, eccetera, eccetera, e quindi perdono una grossa fonte d'entrata. E chi lavora anche sulla valorizzazione in questo momento, che in genere coopera con le amministrazioni pubbliche, comuni, province, regioni, eccetera, in questo momento ha tutto fermo, perché chiaramente i bilanci sono ingessati, sono cristallizzati, le risorse vanno in altre direzioni, quindi è un momento di totale disastro. Io porto l'esempio dell'archeologo di Poggio Bonsi, dove la ex spin-off che abbiamo creato in questa università, SSRL Archeotipo, oltre a lavorare anche loro sulle sorveglianze archeologiche, però lavorano soprattutto con il pubblico delle scuole e il pubblico normale che raggiunge questa meta con grande assiduità. Ti posso dire con estrema chiarezza e realtà che questa società, fatta di alcuni ex nostri studenti, ottimi laureati peraltro, persone con dottorato eccetera, che fa divulgazione storica, che fa archeologia sperimentale e via dicendo, hanno manco di perdita delle scolastiche circa 70.000 euro. Erano risorse che sarebbero servite per campare lungamente, insomma, no? Anche perché c'erano prenotazioni per oltre 7.700 studenti provenienti da tutta Italia. Aggiungici un 6-700 insegnanti, questo ti dà la cifra dell'ammanco che c'è in questo momento. Oltretutto, questo avviene poi un po' da tutte le parti, perché sono tanti gruppi di lavoro che valorizzano aree archeologiche o musei in giro per l'Italia. Questa è la mia esperienza chiaramente più diretta, però poi c'è, come dicevo prima, c'è anche il blocco di tutti questi cantieri per chi fa questa professione, perché certo, si è formato in questa professione. Pensa che gli archeologi censiti in Italia sono molti più di 5.000, per capirsi, quindi è una grossa fetta del mercato lavorativo. Mm-hmm. Certo, però ecco, si potrebbe replicare che queste chiusure servono, insomma, per prevenire il contagio, per cui come non lavorano, insomma, tutta una serie di settori, si potrebbe dire che è corretto che anche questi settori particolari relativi ai beni culturali siano a casa anche loro. Ah certo, questo è correttissimo, nessuno recrimina niente, il problema è come si ripartirà. Avevi anticipato prima, perché i beni culturali, nonostante la solita zolfa che sono il petrolio dell'Italia e via dicendo, in realtà non c'è mai stato un reale investimento dall'alto, non dico certo, anzi gli investimenti spesso partono dal basso nella valorizzazione del patrimonio, cioè i singoli comuni o singole associazioni che spingono per realizzare progetti di valorizzazione, conoscenza e divulgazione, dicendo. Bisognerà che lo Stato adesso cominci a investire seriamente sia sulla formazione sia sulla gestione e valorizzazione dei beni culturali, perché noi siamo una di quelle categorie che è sempre stata soggetta ai maggiori tagli, l'università e il patrimonio.
E ci siamo accorti anche quando poi tagliamo su altri settori come la sanità, che in effetti, insomma, potrebbe rischiare di creare problemi maggiori. Però prima di arrivare alla ripartenza, lei che ha più il polso della situazione di me e di tanti che in questo momento ci ascoltano, e anzi, se avete delle esperienze, è il momento giusto per condividerle. C'è in questo momento non chiamiamola solidarietà, ma un riconoscimento da parte dello Stato di chi svolge questo lavoro, svolge questa professione, ma ora è a casa. Perché, per esempio, ho letto recentemente che l'associazione Mi riconosci, sono un professionista di beni culturali, che insomma, ha fatto una piccola inchiesta sulla situazione dei beni culturali e di chi ci lavora. Ne è emerso un quadro non terrificante di più, cioè insomma una cifra altissima dice che con quello che ha adesso riuscirà a tirare dagli 1 ai 6 mesi Certo. senza lavoro. Lei che ha il polso della situazione ha qualche così, storia da raccontare in questo senso? No, io vedo onestamente una situazione estremamente critica, perché storia da raccontare, storie sono tante. Vedo una situazione estremamente critica per il semplice motivo che non hanno ammortizzatori o cautele economiche queste persone. Perché sono persone che chiaramente fanno questo lavoro e generalmente non è che ti arricchisce. Fa questo lavoro perché ti sei formato e perché ti piace, poi vuoi fare il lavoro. E in questo momento ti è impossibile. E io credo che noi, ieri, o anche sui parchi paesaggistici, per un sacco di tempo, io credo molto alla ripartenza immediata, alla fase 3, via dicendo. Cioè, voglio credere, ci vorrei credere, ma non credo. Ti faccio un esempio, noi abbiamo anche tutta bloccata l'attività formativa sul campo. Nessuno di noi abbiamo tutti uno o due cantieri durante l'anno, archeologici, dove formiamo gli studenti, dove facciamo anche ricerca. Nessuno di noi sta, forse a settembre, forse a ottobre, chi lo sa, ma non sappiamo niente a riguardo, cioè brancoliamo. Nel buio. Io da 40 anni faccio questo mestiere, sarebbe la prima volta e sarà la prima volta in tutta la mia vita che non scavo. E per me insomma un po' fine. Certo, a campo uguale, chiaramente. No, per carità, Non ho vorrà dire, ecco. lo stipendio di docente, ma però la situazione è questa, cioè, non lavoriamo. Devo dire, un po' di gente si sta muovendo, più che solidarietà, stanno nascendo di nuovo dal basso gruppi che stanno cercando di protestare, no, ma di far sentire la voce. Ti faccio un piccolo esempio. Da qualche giorno, 3 o 4, si è costruito ora anche la pagina Facebook, ci stiamo muovendo molto per la Valdelsa, un gruppo molto unito in questo momento che si chiama Valdelsa Terra di Cultura, guidato da un mio grandissimo amico, uno dei veri intellettuali toscani, che è Dario Cecchettini. Dario Cecchettini che ha creato questo movimento e sta facendo un'analisi stella di tutto quello che è cinema, spettacolo, archeologia, storia dell'arte, eccetera, eccetera, per trovare le vie per ripartire dal basso. Quindi da crowdfunding a documenti seri da passare al governo e via dicendo. Un grande movimento di pensiero che sta cercando soluzioni. È iniziato ora, ma mi sembra già un buon modo di reagire, perché qui c'è da garantire non solo la formazione, la cultura delle persone, i messaggi da passare, c'è da garantire dei posti di lavoro da questo punto di vista. E non possiamo battere cassa più di tanto in questo momento alle amministrazioni con le quali siamo abituati, no, a lavorare. Ti faccio un altro esempio. Io, come sai, ho anche l'incarico di assessore alla cultura e al turismo a Monteriggioni, al comune di Monteriggioni. Qui si prevedono tempi durissimi perché giustamente quest'anno è la festa medievale, no? Che c'è ormai da 30 anni, sarebbe stato il 10º anno con un grande programma. Non puoi buttare via i soldi, ma andranno su altre situazioni più di emergenza. Certo. Però questo per dirti che c'è anche un grosso problema di turismo con questa mancanza di beni, che noi ci scorderemo, ho paura, ci
turismo interno, italiano, nazionale, pertanto per tutta quest'estate. Ma ci scorderemo per 2 anni anche il turismo estero, temo, che è una delle nostre più grandi risorse. Non riguarda solo la cultura, riguarda anche il mare, riguarda la montagna, riguarda le città Ecco, d'arte. però a questo proposito, ho l'impressione che, vabbè, innanzitutto ha ragione, la macchina è partita con un ritardo, insomma, clamoroso, ma ho l'impressione che qualche giorno fa il ministro Franceschini abbia detto delle frasi come, insomma, ripartiremo tutti felici e ci sarà un'estate, tutti al mare, insomma, a mostrare le terga chiare. Ecco, cioè, questo non l'ha detto, però, insomma, era così un adagio che funzionava. Stiamo vedendo un po' il futuro con gli occhiali molto molto rosa o facciamo finta di niente? Secondo me lo stiamo vedendo con gli occhiali troppo rosa. Poi spero abbia ragione il ministro, che abbia ragione il piatto stile, anche come opera. So, io vedo durissima ripartenza, forse possono disperdere da questo punto di vista. Non so, faccio un esempio mio, umano, il mio gruppo di lavoro, per esempio. Certo. Troveremo modo, nel caso dell'archeologo, no? Di archeologo SRL, se non troveremo modo per mantenere, come potremo fare, insomma, per mantenere, scusa, farli lavorare, voglio vedere come potranno continuare a valorizzare e raccontare il patrimonio, in questo caso di Poggi Bonsi, ma arrivarlo anche a livello di amministrazioni locali, come ti ho detto prima. Te pensa che a me è stato dato, per questo motivo, tutta un'estate di interventi molto belli che avevo organizzato non solo per la cittadinanza di Monteriggioni, ma anche per avventori esterni, per pubblico esterno. Vi faccio un esempio: per una gran giornata avevo organizzato insieme a Dario Ceccherini, dove facevamo parlare, avremmo fatto parlare grandi divulgatori come Alessandro Barbero o altri, e altri del suo calibro. Parlavamo di rivoluzioni, per dirti, poi arrivava la rivoluzione, È arrivata la rivoluzione davvero. perché ora ci siamo. Oppure per il settembre avevo già organizzato il raduno nazionale Ginevra di Marco, presso il nostro grande complesso di Abbadia Isola, ma anche da altre iniziative, cioè 20, dove sarebbe dovuto venire Bebo Storti, che io reputo un grandissimo attore, che avrebbe fatto la sua pièce teatrale Mai Morti, e poi il giorno dopo l'avrei portato all'università a incontrare gli studenti, per esempio. Quindi un sacco di iniziative che fanno cultura, che portano pubblico e fanno girare la mano, perché portano chiaramente anche risorse, no? Alle varie strutture che operano sul territorio, via dicendo, e invece è tutto fermo. Questo sarà fermo in tutta Italia. Io non voglio fare chiaramente il disfattista, anche perché sono ottimista di natura, però ora c'è da trovare un modo di ricominciare. Come? Non lo so. Si parla di distanze sociali, giustamente, di cautele, eccetera, eccetera. C'è da reinventarsi un modo. Quello che sta succedendo, però, per esempio, e spero perché vuol dire che qualche risorsa è ricomparsa, è che la maggior parte delle persone si stanno ugualmente raccontando. Aree archeologiche, lo stesso archeotopo, musei, uffici turistici, eccetera, hanno cominciato a tenere rubriche su Instagram, su Facebook, molto serio, non la notizina, la foto, eccetera, dove si raccontano, dove raccontano sia la cultura materiale che immateriale, la storia dei propri luoghi, le proprie risorse e via dicendo. È un modo che fa vedere che ci siamo ancora per affinare gli strumenti e per essere pronti, anche la regione lo sta facendo, con Toscana Promozione e via dicendo. E per continuare a far vedere, dicevo, immagini all'esterno di cosa siamo, cosa possiamo valere e quale attrattiva potremmo ancora. Perché poi sai, si parla di cultura, no? Politica dei beni culturali, eccetera. Però se poi non porta risorse, le risorse si portano con il turismo, fondamentalmente con gli avventori, noi non abbiamo di conseguenza poi le controrisorse. Su cui si perde molto spesso, cioè quando si va a vedere appunto l'area archeologica, il museo, il monumento, il museo, si fa anche circolare tutta una serie di denari relativi poi ad altre attività collaterali, ristoranti, tutti Ma in grave crisi in questo momento. grave crisi, le lotterie inglesi, la lotteria da anni,
investe sulla valorizzazione dei beni culturali. C'è un rapporto molto bello che loro fanno uscire 3 o 4 anni, mi sembra, che si intitola sempre "Noi investiamo in successo", dove c'è proprio tutto il calcolo anche della ricaduta sul territorio della singola sterlina investita su un progetto di valorizzazione, di restauro, di valorizzazione di opere d'arte, eccetera, e fa vedere tutta l'economia muove intorno. Ora, un paese come il nostro dovrà cominciare a reinvestire realmente sul patrimonio, perché è vero, il patrimonio è di tutti, il patrimonio è risorsa, il patrimonio è culturale, davvero. Io credo, e probabilmente sbaglio perché mi illudo, ma credo che un governo che vuole ripartire davvero dovrà investire innanzitutto sulla sanità come primo obiettivo, e poi sul patrimonio e sui beni culturali, perché sono veramente la nostra risorsa. E in Italia li sappiamo raccontare, perché non è solo vedere, è saperli raccontare, raccontare delle storie, no? Certo. Come scriveva il grande economista Jens, la società livida, si venderanno solo beni e racconteranno delle storie. In Italia si sanno raccontare storie intorno al nostro patrimonio, che è enorme, non è infinito, ma è enorme, va conosciuto e saputo raccontare. Questo è l'unico sistema per poter far ripartire, a mio parere, la macchina. Non voglio lotti, non vorrei lotti assistenziali, ma vorrei anche però investimenti da parte del governo su questi argomenti. Perché insomma il nostro Stato, anzi la Repubblica, si impegna proprio da un punto di vista costituzionale a garantire lo studio e la fruizione dei beni culturali, per cui insomma darsi una riletta anche veloce ai primi 10 articoli potrebbe portare grande giovamento a chi sta in queste stanze di bottone. Certo, e poi bisogna essere pronti ai bandi europei che tra ora e ottobre usciranno, con progetti validi che porteranno valorizzazione anche con più partner europei, eccetera, eccetera, lavorare su queste tematiche e essere pronti subito a inserirsi. E un'altra delle mie idee sono arrivare da Europa per continuare a fare questi lavori. Poi chiaramente si spera sempre che arrivino anche dall'interno. Però ecco, prevedere tutta una serie di questi canali, sperare in un investimento serio sui beni culturali. Te sai bene che la ricerca all'università sono fra i tagli maggiori che ci sono stati negli ultimi decenni, qualunque colore abbia governato. Purtroppo c'è da far tornare i conti, quindi si picchia su quello che può sembrare più dispendioso e meno utile. Più dispendioso, sì, meno utile, è così. Può sembrare, era il verbo giusto. Può sembrare, ma non è così. E poi sperando veramente in questi movimenti dal basso, queste persone che si stanno consolidando con un patrimonio di idee, come quello che ti ho detto prima, il gruppo Valdezza Terra di Cultura, ma ce ne sono altri che stanno nascendo, per davvero porre l'attenzione e creare e la ricerca di soluzioni, ma anche esporre problematiche a chi di dovere su questo tipo di argomenti. Non si può impoverire neanche la percezione della cultura o i messaggi che si vogliono dare alle persone. Che mondo è questo, se no? No? È vero, è molto vero, è molto vero. Senta, a questo proposito, in questi mesi ci chiedono dal pubblico, Marta, tra le altre cose, ci salutiamo. In questi mesi in cui appunto questi luoghi non sono visitabili fisicamente, e ne parlavamo già con la professoressa Bruttini qualche tempo fa, il ruolo del digitale sta diventando insomma fondamentale. Certo. Però è una cura così temporanea, tra l'altro il digitale è altro settore in cui diciamo non è che si stesse brillando negli anni. Ma io sinceramente per me non è una cura temporanea, perché io ho sempre raccontato da sempre i miei scavi e le imprese di valorizzazione in cui lavoro continuamente. Anzi, le sto ancora raccontando di più. In questo momento ho avuto la fortuna del 2S del bando regionale. Infatti proprio il concorso l'abbiamo fatto proprio nel momento in cui stava per partire il coronavirus, la grande quindi proprio siamo passati con la macchina, no? come si vede in tanti film americani di questi catastrofisti, eccetera, eccetera,
E per fortuna c'è un progetto CAPI, si chiama, capofila con Luigi Bonzi, io, l'Università del Scientifico e altri partner privati, e Garibaldi, Serrarelle e tanti altri, e lavoriamo sulla costruzione, lavoreremo, stiamo già lavorando, anzi, sulla costruzione dei contenuti aumentati e allargati, quello riguarda tutto il parco della Fortezza dei Colgi Pozzi e dell'archeologo. Quindi era un progetto già sul digitale e poi sul game, chiaramente, sul game, che reputo è un po' di moda, ma la reputo una grande risorsa, Sì, secondo me, per fare public engagement funziona. funziona molto. Quindi qualcosa di pregresso che sta andando avanti ora c'è, ma è poco. Credo che digitale, io, sai, sempre, te pensa, io già nel 2000 mettevo gli scavi in rete giorno per giorno, è un'esperienza citata anche Questa cosa. in vari manuali, e non ho mai smesso tutti gli scavi perché era un lavoro artigianale, no? Nel senso, si fa vedere la costruzione del dato, ci si apriva subito, era una classe, no? Cioè, ci sapeva, e ancora ci sapeva su quali critiche ti guardava, dicendo, cioè è raccontare, comunicare anche contenuti difficili, forti, in parole semplici, no? E questo io continuerò. Per il passaggio al digitale per me è stato un problema, era già la mia vita da quasi 20 anni. Quindi, insomma, questa situazione ha messo a nudo dei problemi endemici in un sistema già così impoverito da una scarsa considerazione. Le idee ci sono, quello che manca, mi pare di capire, sono proprio i fondi. È veramente così gretta questa realtà? Ma sai, Greta, senza risorse non si fa niente, Certo, perché non si può pensare di fare un investimento senza fare l'investimento. no, a volte c'è un'idea strana di chi fa il nostro lavoro, no? Di chi si occupa di cultura. Mi sembrava raccontato a te o a Marta Moschini una volta, per farti capire qual è il polso, no? Una volta avevo delle persone che conoscavo, appassionatissimo, no? Cioè, sono sempre stato tanto appassionato d'archeologia fin da giovane, poi sono andato a lavorare. Questa volta è l'idea di chi si occupa di beni culturali, Ho purtroppo. spento Indiana Jones e ho dovuto andare a lavorare sul serio. Passa un po' questo messaggio colorato. Passa questo messaggio. Invece noi siamo una forza, noi tutti, siamo una forza fondamentale di questo paese, che se verrà realmente valorizzata, potremo davvero cominciare a riprogettare l'economia di questo, o a riprogettarlo, perlomeno a ampliare davvero, in maniera più completa, l'economia di questo paese. Io Forse quando ci si vedrà nel bilancio finale di questo anno terrificante di come manchi la voce introiti da turismo, ci si accorgerà che non era semplicemente, insomma, una bella cosa divertente che ci piaceva fare, ma poteva anche portare lavoro a tutta una serie di famiglie. credo, allora, la tassa di soggiorno è una delle più grandi risorse comuni, no? Che le città d'arte, eccetera. Io credo che, per esempio, una città come Firenze abbia un introito totale annuale di una tassa di soggiorno, se non sbaglio, intorno ai 10 milioni di euro. L'anno arriva che hanno parecchio. Anche realtà più piccole, come, non so, la stessa Foggia, Monza, Monteriggioni, Colle, San Gimignano, un po' di più, nei bilanci mancheranno queste voci. E chissà quando torneranno, perché le previsioni, onestamente, sono brutte. Chi aprirà, vincerà, ma quanti arriveranno però? No? Finché non ci sarà un maledetto vaccino, qualsiasi cosa che porti da questo punto di vista, quanti avranno il coraggio di muoversi e, per esempio, venire in Italia? E quanti poi potrebbero anche entrare? Non è mica detto se è un paese nel pieno del marasma che lo fa entrare. Insomma, si presenta un futuro che sicuramente dovrà vedere cose che cambiano, impostazioni di lavoro che cambiano, mentalità che cambiano. Questo è poco, ma sicuro. Chissà, potrebbe essere anche un bene, potrebbe essere, ora non è un bene, ma potrebbe essere anche un bene, potrebbero le imprese, i progetti potrebbero prendere una. Quindi speriamo di essere ben Sì, accolti in questo futuro che ci proponiamo.
ci prospetta davanti. Noi stiamo finendo il tempo, ci lascia, lo dico tutte le volte, adesso hanno riaperto insomma le librerie, quindi ci può lasciare un consiglio così bibliografico da poter apprezzare nei prossimi giorni? Io ho la mania, è un po' anche una deformazione professionale, sono un grande lettore di romanzi storici. Allora, il più bel romanzo storico che ho letto negli ultimi anni è di un autore che amo molto, che si chiama Guido Cervo, Sotto le mura di Adrianopoli, un libro clamoroso, perché non è solo un libro, un romanzo storico, cioè l'atteggiamento dei personaggi e via dicendo. Mi dà molta soddisfazione leggerlo, ma ripeto, è della passione personale di romanzi, di letteratura, ma poi c'è proprio storie belle che si trovano. Che anche purtroppo un consiglio di lettura a uno che si legge cose molto noiose di lavoro e che però poi divaga con mi immergo in queste, le leggo a tutte le ore. Guido Cervo è veramente un grande scrittore. Altro libro, altra serie favolosa di uno scrittore che abbiamo anche premiato come Società degli Archeologi e Archivisti Italiani, che fa oltre 700 iscritti, siamo una realtà grossa. Abbiamo il premio Frankovic che diamo ogni anno alla migliore area archeologica, al miglior museo e alla persona che più si è peritata nella sforzata nel divulgare il Medioevo, no? Abbiamo dato a Barbero, a Pupiavati, eccetera. L'abbiamo dato anche a Marco Salvador, un scrittore fiulano molto bravo, che scrive romanzi storici in maniera molto veritiera, scrive un po' di tutte le epoche, ha scritto e ha prodotto nel corso degli anni una trilogia, Il Longobardo, che sono veramente libri incredibili, tradotti in tutte le lingue. Successo editoriale clamoroso. Ecco, abbiamo Cindy di parte. Grazie. Io la ringrazio. Se avete altre domande o commenti, considerazioni da fare oltre ai cuoricini, vi invito a farli proprio ora che siamo in chiusurissima, così leggiamo abbastanza. Se no, noi ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Tanto, come sapete, Studium è oramai un contenitore fiume, per cui a tutti i giorni, a tutte le ore, ci potete gustare praticamente ovunque. Grazie ancora, professor Valenti, per questo suo intervento e insomma speriamo che veramente ci si renda conto che qualcosa va cambiato e il portafoglio va così manovrato anche intelligentemente. L'impegno nostro ci sarà di sicuro. Ecco. Questo non mancherà. Speriamo di essere ascoltati. Speriamo di essere ascoltati. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato questo pomeriggio e insomma buona serata e a presto, anzi a domani. Grazie, ciao. Grazie a lei.